Simulazione di guerra nucleare, delle simulazioni di guerra nucleare? Beh, sì, diciamo che ne sono state fatte diverse e ovviamente mai come in questo periodo sono così attuali queste simulazioni. Dovrebbero far pensare, dovrebbero far riflettere. Intanto, ovviamente si può ipotizzare che per quanto riguarda ad esempio l'Italia, vi sono dei siti italiani come ad esempio Ghedi che ha delle bombe atomiche in provincia di Brescia, ma anche Aviano nel Friuli e anche ovviamente Sigonella in Sicilia sono tre basi NATO fondamentali in Italia, ma ovviamente se ne sono anche molte altre più piccole e ovviamente. Diciamo che nella simulazione di una guerra nucleare le basi NATO un po' sparse in tutta Europa sarebbero i primi bersagli, ma al di là di questi bersagli sono state fatte, diciamo, diverse stime su quali sarebbero le conseguenze di una guerra nucleare. Io credo che ovviamente le conseguenze sarebbero, diciamo, devastanti a livello mondiale, ma soprattutto in questo caso dove lo scontro iniziale avverrebbe, diciamo, sul territorio europeo, si ipotizza che l'Europa praticamente sparirebbe quasi completamente nel giro di 12 minuti. Alcune stime arrivano a parlare addirittura di 600 morti in 12 minuti. Ci sono stime, è vero, più ottimistiche che parlano sempre di 85 milioni nei primi 45 minuti, ma comunque sia, sono stime devastanti, anche perché purtroppo sembrerebbe che, diciamo, da una simulazione fatta dall'Università di Princeton, che le morti siano comunque al ribasso, perché, diciamo, basti pensare che nel 1962 i russi fecero un esperimento nell'Atlantico con una bomba di 3.300 circa volte più potente di quella di Hiroshima e gli effetti, diciamo, si sentirono anche addirittura a 900 km di distanza. Quindi è verosimile che l'Europa sparirebbe veramente nel giro di una decina di minuti in caso di attacco nucleare, con 600 milioni di morti che praticamente sono grosso modo quasi tutta la popolazione europea. E quindi questo è, riflettiamo bene su quello che fanno i grandi della terra che dovrebbero andare a zappare la terra invece di stare a fare altro. Per questo video è tutto.